Parliamo adesso di funghi, ok? Dunque, i funghi sono un regno a sé di esseri viventi eucarioti. Questi funghi è l'unico regno che noi vedremo nel quale esistono sia organismi unicellulari sia organismi pluricellulari. Allora, funghi unicellulari di solito vengono chiamati con il nome di lieviti. Lieviti. Un esempio di un fungo unicellulare, caratteristico tipico che tutti quanti conoscono, è il lievito di birra, Saccharomyces cerevisiae. Scriviamolo, già che ci siamo. È un fungo unicellulare che ha una grandissima importanza economica perché naturalmente serve per fare sia gli alcolici, quindi il vino, la birra e cose così, sia anche per la fermentazione del pane, per produrre, far lievitare il pane, quindi è molto importante. È un fungo unicellulare. Esistono anche moltissime specie di funghi pluricellulari. Il fatto è che quando noi pensiamo ad un fungo, di solito quello che ci viene in mente non è tutto quanto il fungo, ma bensì è solo la sua struttura riproduttiva. Quando voi dite ho mangiato dei funghi, quello che avete mangiato è la parte riproduttiva, gli organi sessuali praticamente del fungo. Perché come è fatto il corpo, cioè la parte principale di un fungo generico pluricellulare? Il corpo del fungo, che spesso e volentieri si trova nascosto, anzi di solito si trova nascosto, supponiamo che si trovi sottoterra, in questo caso, è fatto di un intreccio di migliaia e migliaia, milioni e milioni e milioni di filamenti bianchi. Okay? Questi filamenti bianchi, che sono la parte più importante del fungo pluricellulare, di gran lunga, ciascuno di questi filamenti è un ifa, e quindi insieme sono le ife del fungo, le ife, filamenti bianchi di cui, che compongono la parte più importante del corpo dei funghi pluricellulari, le ife. L'insieme di tutte le ife prende il nome di micelio. Il micelio è l'insieme delle ife di un certo fungo. Allora adesso vi faccio vedere come è fatto un fungo che, non, che suppongo che abbiate visto, ma non è detto. Cerchiamo micelio. Ecco qua. Strutture bianche che a volte si vedono alla base di funghi che noi compriamo, quando compriamo dei funghi per mangiarli alla base, spesso vediamo queste strutture qui, queste fibre qui bianche, questo è il micelio di un fungo, okay. Le strutture, e ciascuno di questi filamenti è un'ifa, le ife è il micelio dei funghi. Ma queste ife sono dei filamenti che sono fatti di molte cellule, ok? Si fa per dire, sono delle cellule solo in un senso particolare, una in fila all'altra. Allora, generalmente, se adesso vi disegno un'ifa di un fungo, okay, cosa c'è dentro l'ifa? Le ife sono fatte di tante cellule con tanti nuclei, ma questi nuclei non sono, di solito, sono distanziati un tot, ma non sono internamente tra loro separati da membrane. Cioè, le cellule formano praticamente un unico lungo tubo con un nucleo ogni tanto. Questa è un'ifa, di solito sono fatte così. Nel nostro corpo questa situazione è molto simile alla situazione delle cellule muscolari. Cioè, la cellula muscolare è composta di un unico filamento, da qua a qua, con tutte cellule unite una dopo l'altra, con un nucleo ogni tanto. Le ife del fungo. Queste ife, di solito, queste cellule delle ife, che non sono separate tra di loro, quindi non hanno membrane qua in mezzo, sono tutte cellule aploidi. Cioè, di solito, il corpo principale del fungo ha una sola versione di ciascun cromosoma. Okay? In questa maniera qui. Una sola versione, sono aploidi. Quindi praticamente, se fosse una pianta, noi diremmo che la parte principale del fungo è, tra virgolette, il gametofito. Sono cellule aploidi.
Allora, come si riproducono i funghi? I modi in cui si riproducono i funghi sono i più vari, ce ne sono tantissimi, tantissimi, tantissimi. I funghi sono estremamente complicati. Ricordiamo un'altra cosa, alcune altre caratteristiche dei funghi. Hanno le ife, sono ricoperte da una parete cellulare che, a differenza di quella delle piante, non è fatta di cellulosa, ma è fatta di chitina. Altra caratteristica particolare è che la duplicazione delle cellule avviene senza rompere l'involucro nucleare, una cosa unica che c'è solo nei funghi. Comunque, come avviene la riproduzione del fungo? I modi sono i più vari. Spesso c'è una riproduzione asessuale. Il fungo produce delle piccole particelle, che si chiamano spore, che vengono disperse nell'aria. E sono uguali al fungo originale, riproduzione asessuale. Per esempio, la maggior parte delle muffe si riproducono così. Il fungo si può riprodurre però anche in modo sessuale, e la riproduzione sessuale dei funghi di solito funziona più o meno così. Ci sono due miceli che sono compatibili tra loro, sono della stessa specie e compatibili tra loro, che vivono nello stesso ambiente, per esempio sottoterra. Ok? Adesso questo è un micelio, questo rosso, di un individuo. Questo verde è un altro micelio di un altro individuo. E questi si incontrano e si piacciono, va bene? Siamo una storia molto romantica tra funghi. E che cosa succede? Che in un certo punto, per esempio qua, okay, dove si incontrano, le ife di uno e le ife dell'altro si incontrano e si fondono. Praticamente, adesso vi faccio il disegno. Queste sono le ife rosse, okay, con le loro brave cellule così, e queste sono le ife verdi, con le loro brave cellule così, e si incontrano in un punto e succede che si fondono le ife e si forma una nuova ifa, okay, che ha i nuclei alternati, cioè praticamente ha un nucleo rosso e un nucleo verde. Questo modo ha un nucleo rosso e un nucleo verde, cioè ha un nucleo che deriva da uno dei due individui e un nucleo che deriva dall'altro dei due individui. Questo processo in cui si forma questo nuovo tipo di ifa con nuclei alternati si chiama il processo della plasmogamia. La plasmogamia dei funghi. Plasmogamia. Quando abbiamo realizzato questa plasmogamia, otteniamo questa ifa strana, questo filamento strano, che è quello qui, che possiede nuclei di uno e nuclei dell'altro. Queste ife crescono moltissimo, e poi qua, queste in nero, crescono moltissimo, okay? E da queste ife miste, che hanno fatto la plasmogamia con un nucleo di uno e un nucleo dell'altro, si viene a formare la struttura riproduttiva vera e propria del fungo, cioè il fungo, quello che noi chiamiamo normalmente fungo, che chi si occupa di queste cose chiama il corpo fruttifero. Corpo fruttifero del fungo. E questo è quello che noi, no, facciamo un fungo, va bene, eccolo qua. Ecco, questo è un fungo, va bene. È il corpo fruttifero che deriva, è fatto di tantissime, tantissime ife miste, ife che hanno svolto la plasmogamia. Okay? E all'interno di questo corpo fruttifero, che cosa succede? Succede che sotto qua, di solito, in questa parte qui sotto, del fungo che noi avevamo in mente di forma tipica, okay, il nucleo, questo è il nucleo all'interno dell'ifa, mista, i due nuclei all'interno qua, okay, si fondono solo quando sono arrivati qua, i due nuclei si fondono e poi quando si sono fusi, aspettate qua, quando si sono fusi questi due nuclei, si ottiene un nucleo nuovo misto, nucleo misto che contiene, okay, il DNA e i cromosomi, ecco, qui sono i cromosomi. 1, 2, 3, contiene i cromosomi di tutti e due gli individui, ok?
nucleo misto, questo processo in cui i due nuclei si fondono, e questo succede solo all'interno del corpo fruttifero, si chiama la cariogamia. Cariogamia vuol dire la fusione del nucleo. Gamia vuol dire unione, okay, in greco, e carion vuol dire nucleo, come eucariote, okay, con nucleo. Dopo la cariogamia, questa cellula qui che è diploide, cioè che ha doppio corredo cromosomico, due versioni di cromosomi, uno proveniente da un individuo, uno proveniente dall'altro individuo, okay? Questo è diploide, si separa immediatamente, si separa subito in quattro, beh, si separa, non chiedetemi perché quattro, ma si separa in quattro spore. Okay. Che adesso facciamo in blu, le quali hanno una sola versione di ciascun cromosoma, rimescolando i due cromosomi di un individuo e dell'altro individuo. Da queste spore si produrrà un nuovo micelio e il ciclo è chiuso. Quindi ripetiamo rapidamente perché è una roba complicata. Allora, le ife hanno una sola versione di ciascun cromosoma. Si uniscono, plasmogamia, e si ottiene una ifa che ha alternati nuclei, uno di uno, uno dell'altro, uno di uno, uno dell'altro. Queste ife miste producono il corpo fruttifero, che è quello che noi normalmente chiamavamo il fungo. All'interno di questo fungo, questi nuclei che sono alternati si fondono, e poi si separano producendo quattro spore aploidi, quattro spore con di nuovo una sola versione di ciascun cromosoma. Queste spore vengono disperse nel vento a miliardi e miliardi e miliardi e miliardi, ogni fungo produce miliardi e miliardi e miliardi di spore, e queste spore possono, se cadono per puro caso in un punto che, tra virgolette, va bene al fungo, okay, come posto dove vivere, possono generare un nuovo micelio, un nuovo corpo del fungo, che poi può richiudere il ciclo. Classificazione dei funghi, molto rapida. Ci sono tantissimi gruppi di funghi, ma i due più importanti, gli unici due che noi nominiamo, sono i basidiomiceti e gli ascomiceti. Basidiomiceti, lo scrivo in latino, e gli ascomiceti. Ascomiceti. Questa differenza sta nella forma della struttura che porta le quattro spore. Allora, come mai quattro spore? Ve lo devo dire. Perché tutto il DNA viene raddoppiato quando siamo qui, è presente in due copie. Quindi, in realtà, se da diploide passi ad aploide, diventano due. E se poi ciascuno di questi due è stato copiato, e quindi è in doppia versione, diventano quattro. Allora, basidiomiceti e ascomiceti derivano dalla forma della struttura che porta le spore, che è un basidio, che è una roba fatta più o meno così, con quattro punte, ciascuna attaccata a una spora, o un asco, che è praticamente un sacchetto lungo che contiene quattro spore e che poi si rompe e libera queste quattro spore. Okay? Queste sono strutture microscopiche che si trovano sotto il fungo qua, ok? Allora, i funghi che noi immaginiamo normalmente sono i basidiomiceti, i porcini, i chiodini, i champignon, i piopparelli, e tutti i funghi che noi ci vengono in mente sono basidiomiceti, e sotto al corpo fruttifero che noi mangiamo ci sono questi miliardi e miliardi di questi basidi. Questa struttura si chiama un basidio, basidio. Mentre invece questo qui si chiama un asco, e gli ascomiceti anche sono funghi estremamente importanti, alcuni dei quali anche ci mangiamo, per esempio i tartufi o le spugnole. Vediamo qua, una spugnola, non so se qualcuno di voi li ha mai visti, questi funghi qua, o morchella, del genere morchella. Questi sono degli ascomiceti. All'interno di queste cavità si trovano miliardi e miliardi di aschi. Aschi. Invece, se io scrivo basidiomiceti, eccolo qua, ecco, vabbè, questi sono tutti basidiomiceti, sono i funghi che noi normalmente
conosciamo, e vedete qui c'è un disegno del basidio, okay? Con le ife del corpo fruttifero, basidio miceti. Se invece mi scrivo asco miceti, vediamo cosa viene fuori. Ecco qua, questi sono tutti ascomiceti. Okay. E qua c'è un disegno degli aschi. Gli aschi con le ascospore, le spore prodotte negli aschi. Okay. La maggior parte delle muffe che abbiamo sono quasi tutti ascomiceti. Allora, questa è l'unica cosa che vediamo di classificazione dei funghi, gli ascomiceti e i basidiomiceti. Ce ne sono molti altri gruppi, ma che ci interessano di meno e quindi lasciamo. Una cosa che invece può essere interessante, ed è molto più discorsiva e molto più semplice, io qua ho fatto una corsa micidiale, ma confido che voi rivedrete il video con un po' di calma e riuscirete a mettere tutto in fila, è lo stile di vita dei funghi, cioè che lavoro fanno i funghi negli ecosistemi. Le funzioni sono varie. Allora, tipicamente i funghi possono essere uno dei lavori che possono fare. Possono essere degli organismi, vediamo se posso scrivere qua, saprofiti. Saprofiti. Che cosa significa organismi saprofiti? Sono organismi che si nutrono di materiale in decomposizione. Per esempio, tutte le muffe che noi vediamo quando abbiamo qualche frutto marcio, robe così, sono tutti dei funghi, e questi funghi si nutrono tramite il micelio, assorbono i nutrienti che sono presenti negli organismi morti. Okay. Per esempio, un fungo saprofita che noi mangiamo sempre sono i funghi champignon, il cui nome scientifico è Agaricus bisporus. Lo scriviamo Agaricus bisporus. Bene, ecco, questi sono i funghi champignon che noi mangiamo, okay. E sono funghi saprofiti che si nutrono di materiale in decomposizione. Vengono coltivati questi funghi champignon sullo sterco, va bene? Coltivati in questa struttura, e paglia, un miscuglio di paglia, sterco e urina, benissimo, e questi funghi champignon si nutrono di questo materiale. Sono funghi saprofiti che si nutrono di materie in decomposizione. Un altro stile di vita possibile dei funghi, meno comune, questo è il più comune, il caso standard, dai funghi decompongono il materiale organico, sono i funghi parassiti. Parassiti che attaccano organismi vivi. Funghi parassiti. Per esempio, un fungo parassita che interessa l'uomo, ahimè, è Malassezia furfur. Lo scrivo, visto che l'ho detto. Malassezia. E questo è un fungo che causa, vive sulla nostra pelle, si nutre dell'olio che produce la nostra pelle e causa un'irritazione, e può provocare la principale causa della forfora. Allora, tutti gli shampoo antiforfora che voi usate contengono delle sostanze tossiche per i funghi, perché è un fungo che vive normalmente sulla pelle delle persone, ma in alcune persone cresce molto fortemente e può provocare irritazione, quindi anche questo è un problema. E questo è un caso di fungo parassita. Un altro caso di un fungo parassita un po' più evidente sono i chiodini, il cui nome scientifico è Armillaria mellea. Vediamo, no, ho sbagliato a scrivere. Armillaria mellea. Qui, vedete? Questi sono i funghi chiodini. Questo è il corpo fruttifero, ovviamente, del fungo. È un basidio micete, come anche era un basidio micete il champignon. Fungo champignon, questo qui è un parassita che attacca e può anche arrivare a uccidere piante vive, aggredisce le radici e ruba il nutrimento delle piante tramite le radici e penetra all'interno della pianta e la può anche uccidere. È un fungo parassita di piante, molto pericoloso per gli alberi, è un fungo parassita. Altro stile di vita che possono avere i funghi è possono vivere in simbiosi mutualistica. Simbiosi mutualistica. Allora, l'abbiamo già visto che cosa vuol dire.
simbiosi mutualistica significa che vivono assieme con vantaggio reciproco. Allora, di queste forme di simbiosi mutualistica che possono instaurare i funghi, ne vediamo due tipi. Okay? Ci sono i funghi che formano le micorrize. Che cosa sono queste micorrize? Andiamo a vedere un disegno. Micorrize. Vediamo se si può vedere. Ok, qualche cosa. Okay. Un po' si vede, vedete? Queste che cosa sono? Sono le radici di piante, vedete? Sono delle radici di piante. E questi funghi crescono intorno, eccolo qua, crescono intorno alle radici delle piante e in parte penetrano anche all'interno della radice della pianta. E che cosa fanno? Sono dannosi a queste piante? No, vivono insieme alla pianta a vantaggio sia del fungo sia della pianta. Allora che cosa succede? Il fungo ha la capacità di crescere molto molto velocemente, molto più velocemente delle radici, ed è capace anche di produrre degli acidi che sciolgono molti minerali che servono alla pianta. Quindi il fungo va in cerca in giro per il terreno e assorbe, per esempio, azoto o fosforo, e li assorbe e li trasmette, li dà tramite questa micorrize, tramite questa associazione tra le sue ife e le radici, le trasmette alla pianta. Ok? E la pianta che cosa dà al fungo? La pianta produce zucchero, la pianta è un organismo fotosintetico, autotrofo, come invece il fungo non è. Quindi può dare questo zucchero ai funghi. Quindi questi funghi vivono trasferendo nutrienti utili alla pianta verso la pianta, e la pianta a sua volta mantiene il fungo donandogli zuccheri. E quindi vivono assieme, in una simbiosi mutualistica, la micorrize. Okay? È una cosa molto comune. E un esempio di fungo che vive con che formano micorrize sono per esempio i funghi porcini o anche i tartufi, che è un corpo fruttifero di un fungo. Si scrive porcini, genere Boletus. Okay? Ecco qui, questi funghi qui vivono come una micorriza, il loro micelio è una forma di micorrize con degli alberi. E questo è il motivo per cui i funghi porcini non si possono coltivare, capite? Non li posso coltivare in una scatola, perché loro hanno bisogno di un albero per vivere, perché vivono insieme a un albero, quindi vivono solo in natura, formano queste micorrize. E lo stesso dicasi per i tartufi. Se scrivo tartufi, adesso mi verranno fuori i cioccolatini, spero di no. Ok, no, vengono fuori i funghi. Questo è un corpo fruttifero dei tartufi, d'accordo? E questi qui formano delle micorrize. Okay? Ultimo stile di vita che vediamo per i funghi, e poi finalmente finita questa corsa forsennata, sono i licheni. Licheni. Alcuni funghi, e sono quasi tutti ascomiceti, con pochissime eccezioni, sono capaci di coltivare, tra virgolette, all'interno del loro corpo delle alghe unicellulari, con le quali vivono in simbiosi. E sono i licheni. I licheni sono dei funghi particolari che sono capaci, ripeto, di coltivare, mantenere all'interno del loro corpo delle alghe unicellulari. E questi licheni vivono in moltissimi posti che nessun fungo e nessuna alga da sola sarebbe capace di colonizzare. Allora vedete qua una raccolta di licheni. Sono tutti licheni. Alcuni vivono all'interno delle rocce, altri vivono sopra gli alberi, altri vivono un po' dappertutto. E sono dei funghi che coltivano al loro interno, che hanno al loro interno delle cellule di alghe unicellulari, di solito del genere Trentepolia, non importa. Vediamo una sezione di un lichene, come è fatto in sezione. Ok, vediamo se c'è una foto. Ecco qua, questa è una foto al microscopio. E vedete, queste qui che vedete in rosso, sono tutte alghe. Questo è il micelio del fungo, del lichene. Tutte queste qui rosse
qua ancora c'è un'altra sezione, questi qui verdi, in questo caso invece, sono alghe unicellulari che possono vivere anche da sole, ma che in questo caso vivono all'interno del lichene. E tramite questa associazione particolare, i licheni sono capaci di vivere, ripeto, in ambienti che né il fungo né l'alga potrebbero normalmente colonizzare da soli. Quindi è una simbiosi tra un fungo e un'alga che vivono assieme. Che i licheni poi sono ascomiceti. E come tutti gli ascomiceti, si producono il loro corpo fruttifero, che qua lo vedete benissimo, è questa specie di coppa, eccole qui, vedete, sono tutti i corpi fruttiferi del fungo, okay, del fungo, e l'alga invece è unicellulare, vive da sola, cioè si riproduce da sola. Va bene?